Ciao, sono Gabriella del Baule della Nonna, San Benedetto del Tronto. Allora, questo è il primo tutorial di quelli che vi avevo presentato ultimamente, no? E cioè il merlettino fatto in un solo giro da posizionare direttamente sulla copertina. Eh, questo è un campioncino. Adesso lo rifaccio insieme a voi. Ecco, ho preso un po' di lana che mi è avanzata. E lo rifaccio insieme a voi. È un merletto che si fa direttamente in, un solo, in una sola passata, con un solo giro. Logicamente, voi lo, 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 lo eh, lavorate direttamente sulla copertina o sulla copertina. Se vo lo volete fare come invece mh, merlettino per uno strofinaccio, lo prendete il filo di cotone eh, sul, sul lenzuolino, da quals in qualsiasi parte voi. Vogliate metterlo? Allora, questa è un altro campioncino che io vi faccio vedere. Simuliamo un po' di maglie. Io ce ne, ce ne metto una cinquantina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lo faccio bello lungo in modo che voi possiate capire bene tutti i passaggi. Perché con un solo passaggio non riuscite a, a, ad, imparla, ad impararlo. Continuiamo. se è un merlettino jolly lo potete mettere dappertutto vediamo penso che siano abbastanza le maglie allora iniziamo subito con il primo eh, da qui vedete ok qui ho fatto sette punti alti 3 catenelle che simboleggia un punto alto e ne facciamo altri 6 perciò Due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ok, sette punti alti. Dieci catenelle. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Poi contiamo dalla base delle catenelle. 1, 2, 3. Sul quarto noi lo chiudiamo in cerchio con un punto basso. Ok? Il cerchietto che noi abbiamo fatto qui, lo vedete, gira verso destra. Noi invece lo dobbiamo girare verso la sinistra, la nostra mano sinistra. E lo riempiamo con i punti alti, per fare questa sorta di fiore, questa sorta di trifoglio, lo vedete? Che è fatto di tre petali. Ogni, ogni petalo è fatto da cinque maglie alte, un punto basso, cinque maglie alte, un punto basso. Ok, andiamo con le cinque maglie alte. 1-2-3.

E altre 5 maglie alte, uno, due, faccio venire il filo, riposizioniamo il merlettino in modo che voi lo, lo avete sempre sott'occhio, tre, quattro e cinque, Lo chiudiamo con un punto basso. Dopodiché 3 catenelle. Vedete? Guardate. Lasciamo due punti di base. Perciò, questo c'è il punto alto? No. Un punto di base libero è 1 e 1, 2. Sul terzo ci facciamo il primo punto alto. Fino a farne 7. Perciò 1. Due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Ecco qui. Adesso noi dobbiamo fare un altro fiorellino e congiungerci a quest'altro. Ok, come ho fatto qui, vedete? Vedete le congiunzioni? Ok, perciò facciamo scorrere il filo. Facciamo le nostre 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 dalla base contiamo 1 2 3 sulla quarta facciamo il cerchietto lo chiudiamo con un punto basso vedete il cerchietto rimane a destra ma noi lo giriamo sulla nostra si sinistra sulla mano sinistra lo teniamo con il pollice così allunghiamo un po per non farlo scivolare e ci riattacchiamo qui sul secondo punto alto così ecco e qui dentro ci lavoriamo i nostri petali formati da tre gruppi di cinque maglie alte 1 2 3 4 5 un punto basso 5 punti alti 1 2 Tre, quattro. E cinque. Un punto basso. Cinque punti alti. Uno. Due, tre, quattro. E cinque, noi questo. Lavoriamo questo merlettino direttamente sulla copertina, tutto intorno alla copertina, capite? Adesso io vi sto facendo vedere un campioncino. Eccolo, guardate. Come vedete? Adesso 3 catenelle, 1, 2 e 3. Facciamo sci sciogliere il filo. Poi lasciamo 1 2 sul terzo iniziamo a fare i nostri sette punti alti 1 2 3 4 5 6 e 7 Poi ricominciamo, guardate, e vedete come è semplice. Con una passata, voi fate un bellissimo merlettino. Con questo merlettino ci potete rifinire di tutto. 10 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 sul quarto il cerchietto. Il cerchietto a gira a destra, noi lo spostiamo sul dito sinistro, sul pollico il pollice lo teniamo, allarghiamo un po' il punto per non farlo sciogliere, poi sul secondo punto alto del fiore che abbiamo fatto in precedenza ci attacchiamo il cerchietto e ci lavoriamo poi i petali. 1, 2, 3 quattro, cinque, mm. un punto basso e poi altri cinque punti alti uno, due, tre, quattro è 5 io ho preso una lana un po rigida questa mi era avanzata è troppo erta troppo massiccia questa eh? ma per farvi vedere meglio infatti il non è nemmeno tanto adeguato ci vorrebbe un 3 e mezzo però più è sottile il filo più e meno si vede il lavoro quando uno lo fa capite il campioncino lo dovete fare con un filato piuttosto spesso in modo che poi, quando poi andrete a rivederlo a riguardarlo, capirete subito come farlo: 1, 2, 3, 4, 5. Un punto basso perché se è tanto sottile, non vi ricordate nemmeno. 1-2-3 catenelle, lasciamo due punti di base sul terzo, il primo punto alto che fa parte dei sette punti alti di base. Due. Tre, quattro, cinque, sei e sette. Dieci catenelle uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Andiamo il filo. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Sul quarto creiamo il cerchietto, lo giriamo sulla sinistra, allunghiamo un po' il punto perché poi se ne può si può sciogliere e sul secondo punto alto ce lo aggangiamo. Così. Ecco. Poi 5 punti alti primo petalo uno due tre quattro e cinque un punto basso cinque punti alti 1 2 3 4 e 5 un punto basso facciamo un po di spazio 5 punti alti 1 2 3 4 e 5 guardate Questo lo, voi lo fate, ripeto, direttamente sulla copertina. Guardate che carino, senza girare. Prima una volta facciamo i punti bassi, poi sopra c'è. No, si fa prima in questo modo. Qui magari ci potete intramezzare un nastrino, un fiocchetto. Pure fate la copertina, poi un punto alto 3 catenelle un punto alto 3 catenelle cioè create una sorta di buchini da poterci intramezzare il naso e poi sopra ci fate questo merlettino continuiamo così voi lo memorizzate bene 1 2 3 potete farlo pure insieme a me prendete un po' di lana e lo imparate questo lo imparate velocemente 1 2 e 3 Sette punti alti sei e sette. Guardate, che carino. 10 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalla base. Contiamo: 1, 2, 3. Sul quarto facciamo il cerchietto, lo giriamo sulla sinistra. Allunghiamo un po' il punto per non farlo scivolare. E sulla seconda catenella, sul secondo punto, alto ci aggangiamo il cerchietto così. No, due, tre, quattro, e cinque. Fa una lana oscena. Rigidissima ce l'ho proprio giusto per fare dei campioncini perché a volte uno la compri la lana poi mentre la lavori ti rendi conto che non è adatta perché è troppo rigida si spacca lo vedete come si spacca mentre la lavorate 1 2 3 4 e 5 prendete sempre un misto lana, un 50 di acrilico e 50 di, di pura lana oppure 70 di lana e 30 di acrilico sono le migliori poi al tatto la dovete sentire la morbidezza, questa è già un altro tipo di lana, sentite com'è morbida è leggermente pelosetta ma ehm, si lavora benissimo Benissimo, cioè quando voi comprate la lana la dovete sentire al tatto e poi dovete vedere, guardate questa, si apre tutta, si spacca quando si, la, si lavora. Vedete? Non è bella, è rigida. 1, 2, 3, 4, 5. Spendeteci tanto un misto lana così, un gomitolo. 2,50 euro. 2,50 euro ce li vogliono. 2,50 Se trovate delle occasioni a 2 euro, mm, ma è raro. 1, 2, 3 e 4. No, scusate, 3. Vedete come si spacca la lana. Guardate. Mm. facciamo l'ultima serie, perciò uno due tre uno due tre quattro cinque 6 e 7 va bene, adesso non c'entra più, ma noi abbiamo tirato fuori il nostro bel campioncino, eccolo qui. Ecco che cose vi voglio dire, comprate delle lane di medio, di medio costo, i 2,55 euro al letto ce, lo voglio, ce le vogliono perché noi facciamo dei lavori bellissimi e poi con delle nane come queste che sono brutte come questa che <ride> la vedete già da voi insomma e vi vanno a vanificare un po' tutto il nostro lavoro perciò un minimo ci dobbiamo spendere anche perché poi dopo lo indossiamo noi, lo indossano i nostri figli, i nostri nipoti perciò vale la pena prendere un qualcosa di più un buonetto, un medio, un di medio costo, ecco io lo dico sempre vi è piaciuto questo merlettino? Secondo me è carinissimo, ho messo, vedete così, al contrario perché la copertina sta qui, fa tutti questi pendaglietti. Eh, penso che sia proprio grazioso. Ok, il prossimo tutorial vi farò vedere il, um, i quadrati della, del, della stola, dello sciarpone che ho fatto e come fare la, la frangia. Vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima, ciao ciao.